Letizia Maldi, numero 7, pagina 212, nuova edizione, proiettile, massa 15 grammi, sparato, velocità 140 metri al secondo, contro bersaglio di legno che può ruotare attorno a un asse verticale. La pallottola colpisce attraverso il bersaglio a 20 cm dall'asse, poi continua a velocità dimezzata. Dopo il colpo ricevuto, il bersaglio compie un giro in 5 secondi. Due domande: momento angolare del proiettile rispetto all'asse di rotazione del corpo prima dell'urto, e momento di inerzia del bersaglio rispetto all'asse di rotazione. Come suggerimento ci dice la conservazione del momento angolare. Questi sono i risultati: 0,42 kg metro quadro secondo il momento angolare del proiettile prima dell'urto, 0,17 kg metro quadrato il momento di inerzia del bersaglio. Noi non sappiamo il bersaglio che forma abbia, qui ho immaginato che sia una tavoletta di legno, di cui dobbiamo calcolare il momento di inerzia IB. Questo è l'asse di rotazione verticale, il proiettile che buca questa tavoletta di legno e procede poi con velocità dimezzata. Intanto il bersaglio si mette in rotazione con velocità omega primo, che visto dall'alto è un vettore che viene verso di noi, come anche il momento angolare finale del bersaglio, visto che ruota in senso antiorario. Punto di vista dall'alto, questa freccia vista di punta e questa freccia vista di profilo in quest'altro disegno. Si tratta di un urto rotazionale, un urto non elastico, e qui attenzione a non commettere il solito errore che commettono gli studenti, cioè di pensare che quando i due oggetti non rimangono attaccati, come infatti avviene in questo caso, allora l'urto è sempre elastico. Non è vero. Qui gli oggetti non rimangono attaccati, la pallottola supera il bersaglio e prosegue da sola, ma l'urto lo stesso non è elastico. Certamente non è perfettamente anelastico. Perfettamente anelastico o plastico vuol dire che la pallottola si incastra nel bersaglio. Quindi non è un urto plastico, però comunque è un urto lo stesso anelastico. Questo perché un po' di energia cinetica si perde, perché nell'urto viene trasformata in calore, dalle forze d'attrito che, si sprigionano nell'attraversamento della pallottola quando attraversa, il bersaglio di legno. Ora vediamo il momento angolare che si conserva perché non ci sono momenti torcenti esterni. Infatti nessuna forza agisce dall'esterno, quindi nessun momento torcente, e quindi non cambia il momento angolare totale del sistema, vuol dire che il momento angolare prima e dopo è lo stesso. Ma il momento angolare totale del sistema è la somma del momento angolare della pallottola e del bersaglio. A e B sono la pallottola e il bersaglio. Quindi la somma di questi due momenti angolari di pallottola e bersaglio prima dell'urto è uguale alla somma dei due momenti angolari dopo l'urto. Prima dell'urto il bersaglio non ha momento angolare perché non ruota, infatti omega 0, cioè omega è uguale a 0, mentre invece prima dell'urto la pallottola ha comunque un momento angolare, anche se si muove di moto rettilineo uniforme. Avevamo già visto in passato un esercizio di questo tipo. E gli oggetti in moto lineare hanno comunque un momento angolare che si calcola, parametro d'urto o parametro d'impatto per la quantità di moto. Il parametro d'urto avevamo detto che era una specie di braccio della quantità di moto, e in questo caso è 20 cm, è la distanza dall'asse di rotazione, tra l'asse di rotazione e il punto dove la pallottola va a incidere. Lo vediamo anche qua, tra l'asse di rotazione e il punto di impatto, B è il parametro di impatto. Questa era la prima domanda del problema: calcolare il momento angolare della pallottola prima dell'urto. Quindi moltiplichiamo questi 0,20 cm per la quantità di moto della pallottola, cioè mv, la massa della pallottola per la sua velocità. Il risultato è 0,42 kg per metri al quadrato diviso secondi. Questo abbiamo detto è prima dell'urto. Dopo l'urto abbiamo la pallottola che continua a muoversi di moto rettilineo anche se con velocità dimezzata, quindi avrà ancora un momento angolare, il parametro d'urto è sempre 20 cm perché non ha cambiato la sua direzione, quindi viaggia sempre sulla stessa retta di prima, però ha cambiato la sua velocità. Siccome la sua velocità dopo l'urto è dimezzata, di conseguenza sarà dimezzato anche il momento angolare rispetto a prima dell'urto. Quindi se prima era 0,42, adesso il momento angolare dopo l'urto della pallottola è 0,21 kg metri al quadrato fratto secondo. E poi dobbiamo calcolare il momento angolare del bersaglio, che contiene la nostra incognita, perché infatti il momento angolare è dato da momento di inerzia per velocità angolare. Momento di inerzia è l'incognita, velocità angolare ce la calcoliamo sapendo che il bersaglio compie un giro in 5 secondi dopo essere stato colpito.
Quindi un giro in 5 secondi sarebbe la frequenza, quanti giri fa in quanto tempo, ma ancora più semplicemente 5 secondi è il periodo. Un giro in 5 secondi vuol dire che la durata di un giro, il periodo è 5 secondi. Quindi la velocità angolare, l'abbiamo visto come si calcola nei video precedenti, 2π greco diviso il periodo, quindi 2π greco diviso 5 secondi. Questa è la velocità angolare del bersaglio dopo l'urto. Quindi abbiamo tutte le quantità, tutti i dati in questa equazione. L'incognita è il momento di inerzia del bersaglio. La ricaviamo facendo la differenza tra LA meno LA'. Quindi la differenza tra LA meno LA' e poi dividendo per omega', che infatti va qua sotto al denominatore. Qui ho raccolto BM della pallottola e poi ho fatto la differenza delle velocità, ma in realtà non serviva perché già abbiamo calcolato il momento angolare della pallottola prima e dopo, 0,42 e 0,21 kg metri al quadrato fratto secondo, quindi 0,42 meno 0,21 dobbiamo fare, 0,42 meno 0,21, quindi fa 0,21 la differenza, diviso omega primo. E questo è il momento di inerzia del bersaglio. Facendo 0,21 diviso questa quantità numerica otteniamo il risultato 0,167 approssimato a 0,17 kg per metro quadrato in accordo con il risultato del libro. Ora però, anche se il libro non lo richiede, calcoliamo lo stesso il calore che si sviluppa nell'urto. Abbiamo detto prima che questo calore si sviluppa ai danni dell'energia cinetica, che diminuisce, quindi si trasforma in parte in calore. L'energia cinetica totale all'inizio sarà maggiore, quella totale del sistema alla fine dopo l'urto sarà minore e la differenza tra l'energia cinetica totale all'inizio meno quella alla fine sarà il calore sviluppato. Calcoliamo quindi l'energia cinetica totale prima e dopo. Prima il bersaglio sta fermo, quindi l'unica energia cinetica ce l'ha la pallottola, la formula solita di un punto materiale in movimento. Sostituiamo i valori numerici, la massa della pallottola alla sua velocità iniziale è 147 joule. Dopo l'energia cinetica ce l'ha la pallottola, anche se la sua velocità è dimezzata, e il bersaglio che ruota. La pallottola, avendo una velocità dimezzata, la velocità è al quadrato nella formula dell'energia cinetica, quindi l'energia cinetica della pallottola diventa un quarto di quella di prima, 147 joule diviso 4. Invece il bersaglio ha un'energia cinetica dopo l'urto dato da questa formula, un mezzo momento di inerzia, l'abbiamo calcolato prima, per la velocità angolare al quadrato. La velocità angolare era questa al quadrato, fa circa 0,13 joule. Vediamo che il bersaglio contribuisce pochissimo all'energia cinetica del sistema, e molto di più l'energia cinetica della pallottola dopo l'urto piuttosto che del bersaglio. Questo perché? Perché il bersaglio è leggero, nel senso che ha un momento di inerzia basso, e perché ruota molto piano, infatti fa un giro in 5 secondi, quindi ruota molto lentamente. Quindi il bersaglio ha un piccolo momento di inerzia, ruota lentamente, ha una bassa velocità angolare e perciò la sua energia cinetica è bassa. Alla fine l'energia cinetica totale della pallottola e del bersaglio sommati insieme sono circa 37 joule. All'inizio erano 147 joule, quindi si sono persi 110 joule di energia cinetica che sono diventati calore. E si conferma anche che l'urto non è elastico, perché altrimenti l'energia cinetica si doveva conservare. Quindi ribadiamo ancora una volta che quando i due oggetti non rimangono attaccati, l'urto è comunque molto spesso anelastico, perché un po' di energia cinetica comunque si perde.